Siamo alla discesa della Gaiola, proprio sotto l'abitazione, la villa di Franco Ambrosio, che è stato assassinato. Come vedete, in questo momento sono all'opera i vigili del fuoco che stanno imbragando una struttura. Hanno usato l'impalcatura dove si stavano facendo i lavori, perché un'ala della villa era in ristrutturazione. Non solo i vigili del fuoco, abbiamo visto nella villa che è a strapiombo proprio sul mare, come potete vedere dalle immagini, ci sono anche altre persone. Crediamo dei parenti o comunque amici, familiari delle due vittime. Ricordiamo che Franco Ambrosio è stato ucciso, pare, nella cucina, non si ha ancora la certezza, è stato ritrovato da un operaio che stava lavorando nella villa, è stato ritrovato, che ha allertato quindi le forze dell'ordine, è stato ritrovato in una pozza di sangue. In un'altra zona, in un disimpegno della casa, è stata trovata la moglie, anche lei uccisa. Non si riesce a capire se c'è stata una rapina, c'è stato un tentativo di furto. Non sono stati ancora per nulla confermati i moventi, non c'è ancora nessuna dichiarazione da parte di nessuno. Non solo i vigili del fuoco stanno lavorando, abbiamo visto tanti carabinieri, tanta polizia che sono anche all'esterno dell'entrata di questo parco che arriva poi fin al mare, perché la villa fa parte di un complesso di edifici che sono all'interno di questo parco e vediamo ancora al lavoro i vigili del fuoco che stanno facendo dei rilievi, stanno lavorando, crediamo forse sull'impalcatura, proprio quella usata dagli operai per completare dei lavori di riammodernamento. Come vedete, i vigili del fuoco si stanno calando dallo strapiombo della villa di Ambrosio, cercano sicuramente qualche punto in cui potrebbe essere stato calpestato il terreno, comunque calpestata questa fitta boscaglia che vedete che alla parte interna della villa. Vedete che i vigili del fuoco continuano a scendere, si stanno calando. Vediamo ancora altre persone che sono di fianco il muro di cinta della villa. Vediamo cosa cercano, vediamo, stanno sicuramente tentando di capire dove potrebbero essere saliti gli eventuali ladri. C'è un momento di tensione anche, vediamo che il vigile del fuoco che ha un'imbragatura che è stata collegata a una colonna della casa di Franco Ambrosio, sta cercando qualcosa nei cespugli. Forse è stato visto qualcosa, cercano qualcosa anche dall'altro lato. Vedete nell'altra ala del muro di cinta un altro pompiere sta cercando qualcosa sempre nei cespugli, nei rovi, cercano qualcosa.